Entriamo nel cuore del pomeriggio scientifico e della giornata dell'astronomia. Abbiamo delle conferenze di alto valore e iniziamo parlando dei satelliti artificiali. Mario Sansone, di una società che collabora con l'Agenzia Spaziale Europea, darà il via appunto a questo momento di conferenze. Grazie. Ok, allora buonasera a tutti. Io, come ha detto la preside, mi chiamo Mario Sansone, lavoro per la Serco, è una società che lavora per l'Agenzia Spaziale Europea nel centro a Frascatino, qui vicino sicuramente lo conoscete. E da tantissimo tempo mi occupo di satelliti e quindi diciamo l'oggetto di questa, io chiamo presentazione, in realtà non è proprio una conferenza perché io non sono un grande conferenziere, serve per far capire un po' cosa servono questi satelliti e come fanno, insomma, diciamo qual è il loro uso che nel quotidiano oggi ne facciamo. Allora, qui diciamo a cosa serve lanciare satelliti e andare nello spazio. Intanto, se siamo in alto, come quando saliamo su una torre, guardiamo le cose dall'alto, vediamo meglio. Un po' perché è sempre stato il nostro sogno di volare, di spaziare, poi perché questi satelliti migliorano la qualità della vita, vi farò vedere perché. Poi, diciamo, durante l'utilizzo di questi satelliti, è come l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, è una cooperazione di stati, e quindi sono tante nazioni che si mettono insieme per raggiungere un obiettivo, e quindi mettersi insieme fa sì che se si deve lavorare insieme si deve essere in pace, altrimenti non ci si riesce. Poi si osservano i disastri naturali, i cambiamenti su scala globale, basta pensare al clima, come è cambiato negli ultimi anni, e poi anche per fare ogni tanto quello che si chiama un check-up, vedere proprio il nostro pianeta come sta andando. Allora, il problema che abbiamo è portare questi satelliti, mi scuso per la voce ma ieri ce n'avevo proprio zero, oggi ce n'è un po' di più. Allora, come si fa ad andare in alto? Come si fa a mettere questo satellite in orbita? Allora, qui sicuramente voi ne sapete molto più di me, ma sapete che se un oggetto lasciato cadere a terra cade in verticale per l'effetto dell'attrazione terrestre, quindi prendiamo una distanza. Ecco, l'oggetto che cade, scusate, quindi se lo lanciamo questo oggetto adesso in una certa direzione, a una certa velocità, questo oggetto percorre una traiettoria e poi, come sappiamo tutti, cade sulla Terra, percorrendo un certo percorso. Adesso il problema del satellite è questo. Sapendo che la Terra è rotonda e che su una distanza di 7.900 metri dal suolo il suolo si abbassa di 4.9 metri, quindi lanciando questo oggetto a 7.900 metri al secondo, questo oggetto è vero che cade, ma non finisce mai sulla Terra a causa di questa curvatura. E quindi potremmo dire che questo oggetto è proprio satellizzato, diciamo, è un satellite, rimarrà a girare intorno alla Terra. Allora, il primo satellite, e infatti vedete, parliamo di oggetto, è lo Sputnik, che è il primo satellite lanciato, era proprio una palla, la cosa più semplice che è venuta in mente ai russi per fare questo esperimento è lanciare un oggetto che aveva una forma sferica. È stato lanciato il 4 ottobre del 57 da Baikonur nel Kazakistan. Anche oggi in questa base lanciano tuttora dei satelliti, anche questi moderni. Sputnik, la parola significa proprio compagno di viaggio, inteso come un satellite, il satellite della Luna, il satellite che viaggia insieme.
questa pagina di giornale l'ho riportata solo perché il momento del lancio dello Sputnik è stato un momento abbastanza storico in cui russi e americani stavano facendo un po' di guerra per chi riuscisse prima a raggiungere la conquista dello spazio, e in questo caso i russi anticiparono proprio di poco gli americani. Ah no, va bene. Allora, la pagina di teoria ve la risparmio molto volentieri, ma vi dico solo che ho scritto qualche cosa, ma serve solo per capire che a seconda della distanza a cui mettiamo questi satelliti in aria avremo differenti circolazioni e differenti velocità. Il caso più semplice è quello di un satellite geostazionario che si muove alla stessa velocità della Terra e guarda sempre la Terra in uno stesso punto. Sono i satelliti che usiamo per la televisione, quelli che tutti i giorni ci mandano i canali che vediamo attraverso Sky e le varie piattaforme, perché hanno il vantaggio che tu metti un'antenna, la punti, e il satellite lo vedi sempre, lui trasmette. E invece gli altri satelliti, quelli di telerilevamento, che sono in genere, hanno delle orbite polari, hanno un'orbita che varia e quindi varia anche la loro velocità, ma vi faccio vedere tutto questo con un film che molto, vale molto più di tante parole. Allora, adesso vi parlo, io faccio un po' di pubblicità, dell'ultimo satellite che abbiamo lanciato il 3 aprile del 2014, il satellite Sentinel-1. Sentinel è proprio l'idea che sia una sentinella che guardi il nostro pianeta e ci dia la possibilità di controllarlo. Allora, il satellite ha un radar, è un satellite quindi che guarda la Terra con un radar, e quindi di giorno o di notte, non fa differenza, prende delle immagini con differenti modalità, cioè fa proprio delle fotografie a più o meno alta risoluzione, e quindi osserva la Terra, l'atmosfera, gli oceani, i ghiacci, eccetera. E diciamo, adesso quello che vi voglio far vedere è una cosa che, diciamo, io dopo tanti anni che ho lavorato sui satelliti, la prima volta che l'ho vista sono rimasto abbastanza sorpreso. Vi farò vedere il lancio di questo satellite, ma con un doppio punto di vista. Vedrete da un lato il lancio che forse avrete visto anche in televisione normale, e un altro invece con una telecamera montata a bordo di un Ariane, che è il vettore che permette di portare il satellite in orbita. È veramente qualcosa di particolare. Il filmato dura circa 4 minuti. Live at the Guiana Space Center, and we're launching the first satellite for ESA's Copernicus program, Sentinel 1A, built by Tanzania in Space. Questo che sentite è la voce del centro di controllo che si trova in Guyana francese. Il satellite è qui dentro, quindi questa è la vista da fuori, e questa invece è la telecamera montata sul missile. Il vantaggio che avremo è che questa vista se la porteremo fino nello spazio al momento in cui il satellite verrà rilasciato nell'atmosfera. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top et décollage. Adesso il satellite, il vettore sta, diciamo, serve per portare il satellite al di fuori dell'atmosfera. Normalmente, vedendo i lanci, eravamo abituati a vedere questo, poi a un certo punto, fino a quando una telecamera perde di vista, si vede sempre più piccolo, si vedeva solo la fiamma. Adesso purtroppo mi dispiace che la risoluzione del proiettore, comunque qui perdiamo un po' di bianco, però adesso vedrete che dovrebbe migliorare. Quindi adesso, durante la fase del lancio, il vettore accenderà progressivamente dei motori, darà delle spinte, e voi potrete vedere qui l'accelerazione e cominciare a vedere qua in questo momento ha accelerato, e poi vedrete proprio la forma della Terra. Quindi considerate che sono passati dal lancio circa un paio di minuti,
adesso vedrete che si staccano questi motori, questi pezzi del, sono dei motori che hanno esaurito il loro combustibile, quindi la loro spinta, quindi diciamo vengono liberati, chiaramente cadono nel mare, non in testa alle persone che stanno sotto. Ecco, vedete, già avete visto la terra. Adesso c'è un altro, adesso si sta aprendo proprio la testa del vettore e il satellite, eccolo qua, è al momento è proprio ancorato sopra qui, praticamente sta qua sopra la testa del vettore. Ecco, questa è la terra che si vede, quindi stiamo guardando proprio, ecco, la vista normale si vedeva solo questo. Adesso ci sarà l'accensione del terzo stadio, vedete, ecco, quindi un altro pezzo di motore, un'altra spinta che viene data. Vedete pezzi che questi vengono dispersi nell'atmosfera. Ecco, adesso inizia proprio la separazione. Ecco, vedete, ci siamo liberati di un altro pezzo che non serve più. Dopo il satellite si è staccato, adesso è ancora tutto. Ok, allora adesso abbiamo visto come il satellite è stato messo in orbita. Quello, diciamo, una volta raggiunta l'orbita, in realtà con questo lancio abbiamo avuto un leggero problema, nel senso che il satellite non ha ancora raggiunto la sua posizione ottimale, perché al momento del distacco da questo vettore, dall'Ariane, dal Soyuz, scusate, praticamente si è stato rilasciato a un'orbita che non era, a un'altezza che non era quella aspettata, quindi diciamo che nel periodo che va dal giorno del lancio, che è stato quindi in aprile, a questi giorni, ancora per 3-4 settimane, siamo costretti a fare delle manovre per cercare di far salire l'orbita del satellite per raggiungere l'orbita finale, che è quella con la quale vogliamo arrivare. L'orbita finale, che è diciamo un'orbita che si muove intorno alla Terra, quindi compie un giro di tutta la Terra in 12 giorni, compiendo 175 orbite. Un'orbita dura circa 100 minuti, e quindi il vantaggio di questo è che dopo 12 giorni il satellite ripassa esattamente sullo stesso punto, e quindi prendendo un'immagine un giorno e prendendo l'immagine la stessa 12 giorni dopo, le due immagini diventano immediatamente sovrapponibili, e quindi si possono fare una serie di applicazioni che permettono di vedere dei cambiamenti, se sono avvenuti, magari in 12 giorni no, ma per esempio su dei ghiacci o su delle inondazioni. Comunque vi farò vedere quali sono il tipo di applicazioni. Adesso vi faccio vedere quello che abbiamo fatto in questi primi mesi, in questi primi momenti di vita del satellite, che tipo di attività. Quello che vi farò vedere, a un certo punto vedrete un satellite che gira intorno alla Terra e vedrete dei quadratini apparire. I quadratini sono le immagini che il satellite prende, perché purtroppo gli strumenti consumano abbastanza energia e quindi non possono rimanere accesi tutto il tempo. Quindi noi siamo a programmare il satellite a dire quando, in che momenti deve accendersi e diciamo acquisire queste immagini a differenti risoluzioni. Schiaccio il bottone.
il satellite che l'avete visto prima era tutto chiuso, invece una delle prime manovre è stata quella di aprirlo, come vedete fare adesso, quindi aprire i pannelli solari, aprire l'antenna radar, che è quella che permette di prendere le immagini. Questa è un'animazione che abbiamo preparato per far vedere, ecco, vedete, queste sono le varie immagini che abbiamo preso nei primi giorni, nei quali non abbiamo proprio usato tantissimo il satellite, ma era solo per vedere che tutto stesse a posto. Questa si chiama una fase di commissioning. Ecco, qui ci sono dei siti a terra, sono dei siti che noi chiamiamo di calibrazione, che permettono di... Sappiamo che tipo di risposta ci dobbiamo attendere dal radar del satellite e verifichiamo che tutto è a posto in termini di, dopo il lancio, insomma, che l'antenna radar sta bene. Invece questi reference dataset sono dei siti di altissima importanza che l'ESA nel tempo, con le missioni che hanno preceduto Sentinel e quelle che verranno dopo, continuano a prendere immagini. Diciamo l'Europa, perché l'ESA è un satellite europeo, quindi monitoriamo l'Europa. Qui serve pure per misurare l'altezza delle onde e poi soprattutto nella zona dell'Antartica per vedere lo stato dei ghiacci, che negli ultimi tempi si stanno veramente riducendo in maniera evidente. Ecco, questo è il satellite completamente aperto. Allora, queste sono le caratteristiche del satellite. Diciamo, dovrebbe avere una durata di vita di 7 anni. In realtà questa durata di vita è stimata soprattutto sui suoi componenti elettronici e sulla durata del carburante che ha a bordo. Quindi, se nella vita del satellite non succede niente di particolarmente grave che obblighi a fare delle manovre, è come sta succedendo adesso, però sono manovre che sono, diciamo, queste quasi previste, la durata è mantenuta a 7 anni, ma potrebbe durare anche di più, ma potremmo arrivare anche a 10, dipende se non succede quello che è successo al precedente, che poi vi dirò. Quindi lanciato con un lanciatore Soyuz, quindi russo, nella base di Kourou in Guyana francese. Si lancia in Guyana francese perché, essendo la Terra un geoide, la parte più schiacciata, la Guyana francese, dalla parte più schiacciata, c'è meno distanza per superare l'atmosfera e si risparmia in combustibile. Va bene, questi sono tutti i dati orbitali che non ci interessa, ci può interessare il peso e la massa del satellite e le sue dimensioni. Quindi non è un satellite grandissimo, però... E questi sono tutti... Ecco, giusto un registratore a bordo, perché i dati che vengono acquisiti dal satellite vengono memorizzati a bordo e trasmessi, poi ve lo farò vedere quando siamo in visibilità di certe stazioni che sono a terra. Non funziona. Ecco, allora, questi sono il percorso, un po' come avete visto il satellite, quindi questo rispetto al piano orbitale, questo la vista guardando il satellite come percorre la Terra, è abbastanza, ecco, questo è il giro che fa in un'orbita, praticamente l'orbita successiva passa sempre vicino, quindi alla fine copre tutta la Terra e dopo 12 giorni ritorna allo stesso punto. Quindi questo è più o meno il percorso che fa in un'orbita, partendo, quindi fa tutto questo giro, poi riprende qui, sono 100, più o meno 100 minuti. Allora, adesso vi faccio vedere la giornata di oggi, quello che ha fatto oggi il satellite, perché uno magari... si può chiedere, vabbè, tutto molto bello, ma oggi ci fai vedere, scusate,
vedere lo stato dei ghiacci. E poi mi proseguo. Quello che vi dicevo prima, prima di Sentinel avevamo un altro satellite, si chiamava Envisat, non so se l'avete sentito nominare, ma praticamente a differenza di questo Sentinel era un satellite enorme, questo poi vi faccio vedere la foto, che montava 10 strumenti diversi. Oggi la tendenza è invece di lanciare un satellite con 10 strumenti, lanciamo 10 satelliti, ognuno con uno strumento diverso, in modo tale che seppure ne perdiamo uno non perdiamo tutta la missione, come è successo. Praticamente Envisat ha vissuto 10 anni, era previsto durare 7 come il Sentinel, è andato avanti ancora 10 anni, però il giorno 8 aprile 2012, che tra l'altro era il giorno di Pasqua, niente, non ha più dato segnali, non l'abbiamo praticamente perso, non abbiamo più saputo notizie. Abbiamo provato, abbiamo visto che il satellite era in una posizione che non guardava più le nostre antenne, non riceveva più i nostri comandi, quindi di fatto non abbiamo più potuto utilizzarla. Ecco, questo per farvi capire la dimensione del satellite. Vedete, questo è il satellite che è messo in una, prima del lancio era in una camera dove si facevano tutte le verifiche. Guardate, questa è la dimensione di un uomo rispetto a un bel palazzo che abbiamo lanciato. Adesso sta lì che vaga, probabilmente vagherà ancora nello spazio per altri 15-20 anni, poi piano piano tornerà nell'atmosfera, ma non, diciamo, senza nessun pericolo per nessuno, insomma. Adesso vi faccio vedere, queste sono alcune delle immagini, se magari abbassi, puoi abbassare un pochino, sono alcune delle immagini prese dall'Envisat, perché purtroppo il Sentinel ancora stiamo acquisendo le prime immagini adesso, quindi non abbiamo grossa scelta. Invece queste sono le immagini di Envisat, per esempio vi faccio vedere un vulcano in eruzione. Vi ricordate, 2-3 anni fa ci fu quel vulcano in Islanda che fece un macello soprattutto per il traffico aereo, non si poteva più volare perché... Ecco, quindi questa è un'immagine presa con uno strumento ottico, dove proprio vedete il fumo, questo preso dal satellite. Ecco, questa è un'altra immagine, sempre dove si vede proprio la forma del fumo che esce dal vulcano. E poi adesso vi faccio vedere cosa ci facciamo con questi satelliti. Quindi il lavoro che noi facciamo a Frascati nel nostro centro è proprio quello di prendere questi dati e elaborare degli studi. Ecco, possiamo vedere per esempio un cambiamento, quindi guardiamo il buco, il famoso buco dell'ozono, quindi si fa un monitoraggio dell'ozono per vedere, in effetti addirittura un po' di tempo fa c'era un servizio che mandava degli sms per sapere se potevamo metterci al sole o no. È tutto basato sullo studio e sull'analisi della presenza o meno dell'ozono che permettesse di esporci ai raggi solari. E questo si può misurare attraverso l'acquisizione dei dati di uno strumento e analizzando, questo era uno strumento che si chiamava il GOME, e elaborando i dati si potevano fare delle mappe come queste, oppure potevamo fare degli studi, per esempio... Quindi quando avete visto l'immagine sulla foresta amazzonica, per capire quanto in effetti questa foresta amazzonica, che è un polmone importantissimo per il nostro pianeta, sia continuamente soggetta a delle deforestazioni. Ecco, vedete, questa è la zona che stiamo guardando e praticamente si vede, analizzando i dati da satelliti, che praticamente stanno tagliando e stanno costruendo strade e quindi piano piano questa foresta amazzonica si riduce. E con i satelliti però il vantaggio è che possiamo denunciare, quindi eventualmente anche chiunque faccia queste cose sa che non è che è nascosto, che nessuno lo vede, sono dati che possono essere pubblicati. Poi va bene, ci sono anche satelliti meteorologici come il Meteosat, e queste insomma le applicazioni che voi sapete bene, oggi tutte le previsioni meteo funzionano con i satelliti. Ecco, e poi c'è questo monitoraggio dei disastri, praticamente sono una specie di cooperazione di tutte le agenzie spaziali che hanno dei satelliti,
e queste agenzie spaziali, questo è chiamato charter, praticamente si attivano nel momento in cui c'è un disastro, può essere uno tsunami, può essere un uragano, può essere qualunque cosa, per mettere a disposizione i dati dai satelliti che ci fanno capire, anche in condizioni meteorologiche difficili, qual è lo stato. Per esempio, se c'è stato un uragano, magari piove, non è che si possono alzare gli aerei e vedere che cosa è successo. Un satellite passa, fa l'immagine, dalla mappa alla protezione civile del paese, che guarda e può decidere dove far passare i soccorsi, se le strade sono interrotte. Insomma, sono, diciamo, delle applicazioni molto utili. Possiamo vedere anche i terremoti. Qui, per esempio, la zona rossa sono le zone più alta. Vedete, tutte queste palline sono le faglie dove avvengono in genere i terremoti, e più sono rossi sono più quelli forti. Quindi anche con i satelliti si può guardare e analizzare queste zone. Poi si possono vedere gli incendi. Vedete, questo era proprio, sono dei fuochi, si possono vedere immediatamente quando... Ecco, adesso invece vi faccio vedere una cosa interessante. Questi sono i cicloni. Praticamente questo, con il satellite Envisat, facendo delle immagini a giorni successivi, siamo riusciti a seguire l'andamento di un ciclone che è il suo movimento. Vedete, questo è il Golfo del Messico. Adesso invece vi faccio vedere, non so se ricordate il ciclone Katrina, che ha fatto praticamente parecchi danni, come si vedeva attraverso un satellite. Occhio che qui forse la musica... No, aspetta. Well, they're still racing down at the trestles, but that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview. It's styles is trying to un'altra applicazione molto... No, guarda, poi abbassa la luce, tanto non c'è bisogno. Un'altra applicazione molto utile è quella delle perdite di petrolio in mare. Praticamente questa che vedete in questo punto è affondata la nave Prestige, non so se l'avete mai sentito nominare, è uno dei disastri più grossi che ha colpito la Galizia. Allora, la nave è affondata in questo punto, vedete, e il petrolio piano piano si è riversato in mare e ha lasciato tutta la sua scia, vedete, e poi è arrivata sulla costa, vedete, tutto questo è tutto petrolio che ha colpito la costa della Galizia. Questa immagine, che tra l'altro ha fatto il giro di tutti i più importanti anche magazine di informazione, anche scientifica, eccetera, è la dimostrazione che con il satellite tu puoi capire, per esempio, anche se dovessi, se la segui in tempo, potresti fermare, decidere, vedete, queste sono tutte navi che cercavano di impedire, però potete vedere il movimento del petrolio, perché sul mare, il mare, diciamo, quando arriva il dato radar, vede questo olio e praticamente viene catturato, viene bloccato, quindi non ritorna indietro, non rimbalza come può rimbalzare su una città o su una nave, per esempio. Ecco, qui lo vediamo molto luminoso perché la nave riflette molto, no? Invece sull'olio, sul petrolio, il segnale quasi viene catturato e quindi viene più nero sull'immagine, quindi noi possiamo capire
quando per esempio una petroliera va in mare e per esempio lava le cisterne, lì possiamo vedere immediatamente che sta facendo delle cose illegali, facendo un progetto che e permette anche di identificarla, perché poi a quel punto si possono alzare gli aerei e possono andare a bloccare i proprietari di questa petroliera. Un'altra cosa che è successa molto grave un po' di tempo fa è stata nel Golfo del Messico, pure lì ci fu un enorme versamento di petrolio dovuto a una piattaforma, e praticamente noi abbiamo seguito questa cosa con il satellite, perché anche lì c'erano molti timori. Vedete, questo era il 2 maggio e l'enorme quantità di petrolio era in questa posizione, e l'abbiamo seguita giorno dopo giorno. Praticamente vedete tutti questi puntini bianchi sono le navi che cercano di contenere la chiazza di petrolio, però nonostante tutto vedete sempre più grande, fino a che è stata riparata, insomma. E va bene, questa è la situazione. Allora, giusto velocemente, come comunichiamo con i satelliti? Noi abbiamo una stazione, adesso vi parlo in generale, c'è una stazione a terra che fa da centro di controllo, con la quale ci sono delle persone che lavorano e mandano le istruzioni a questi satelliti, cioè gli dicono accendi lo strumento, spengi lo strumento, spostati in questa direzione, fai una manovra per mantenere la tua orbita, eccetera. E il satellite invece trasmette i suoi dati, quando acquisisce le immagini radar, le trasmette a delle stazioni che sono in grado di ricevere questi dati e di mandarli a dei sistemi, si chiamano processori, che acquisiscono i dati del satellite, processano i dati e tirano fuori le immagini che abbiamo visto. Quindi diciamo è importante la presenza, soprattutto è importante che il satellite guardi sempre la stazione di uplink, perché questa ci permette di correggere. È chiaro che se il satellite ha dei problemi, c'ha tutti dei sistemi che gli, diciamolo, di sicurezza che lo orientano in una maniera tale che comunque le sue antenne guardano sempre questa stazione a terra. C'ho anche una foto. Sì. Vabbè, questa per esempio è una stazione di controllo che si trova in Belgio. Questo è stato il primo posto dove ho lavorato, proprio persa nelle Ardenne, in mezzo alla campagna, non c'è niente. Pensate che questa è una stazione, poi qui vicino c'è un paesino che si chiama Redù, ci saranno 50 abitanti e 200 librerie, però, perché è un villaggio del libro e dello spazio, però è però proprio persa, perché è necessario avere proprio non contaminazione da inquinamenti di vario genere, di rumori, eccetera, per poter avere questo capacità di acquisire i segnali dei satelliti. Invece questo è il centro di controllo dei satelliti, è la Main Control Room, che sta all'ESOC, che è un centro che si trova vicino Francoforte, a Darmstadt, dal quale proprio, ecco, da queste console qui si acquisiscono i dati tecnici di stato del satellite e si mandano le varie istruzioni. Per esempio, se una temperatura è troppo alta, si accendono dei refrigeranti, oppure se si spengono delle resistenze per cercare di mantenere e armonizzare lo stato del satellite. Allora, visto che oggi era la giornata dell'astronomia, ho pensato che oltre a parlare dei satelliti è giusto anche parlare dei telescopi spaziali, che in realtà sono anch'essi dei satelliti, che però, a differenza dei satelliti di rilevamento, invece di guardare la Terra guardano verso lo spazio. E quindi non so se sicuramente avrete sentito parlare di questo Hubble, che è uno space telescope che è stato lanciato dallo Shuttle nel 1990, quindi è già un po' che in aria. Sono state fatte, è molto interessante, qualcosa vedrete anche in questo piccolo filmato che vi faccio vedere, ma sono state fatte delle attività di manutenzione di un satellite, di un telescopio in orbita dagli astronauti. Hanno proprio sfilato delle schede, messe delle cose, insomma è una... E diciamo che, ecco, per capire come funziona meglio delle parole, se riesco a attivare... Thank you.
Il 24 aprile 1990 lo shuttle Discovery trasportava nello spazio qualcosa che per la comunità astronomica era la realizzazione di un sogno. A 600 km di altezza, lungo un'orbita circolare, iniziava l'avventura dell'Hubble Space Telescope, il primo telescopio in grado di osservare l'universo da una posizione di assoluto privilegio. L'Hubble ha infatti scavalcato quello che per i telescopi terrestri è un ostacolo insormontabile, l'atmosfera. Libero da questo guscio di gas che agisce da filtro sulle osservazioni da Terra, ma anche svincolato dai capricci delle condizioni meteo, il telescopio lavora da ben 20 anni, indagando sull'universo vicino e lontano. Grazie all'Hubble abbiamo studiato l'atmosfera di pianeti che non appartengono al Sistema Solare, indagato sull'evoluzione delle galassie e raccolto prove sul fatto che l'universo si espande e lo fa accelerando. 20 anni di attività sono documentati da centinaia di migliaia di immagini di grande valore scientifico e di sorprendente impatto estetico. Oggi festeggiamo questo strumento ripercorrendo anche i momenti critici, quelli che hanno richiesto le missioni speciali di manutenzione, la prima nel 1993, l'ultima nel 2009, sempre riuscite con successo, sempre concluse con un notevole potenziamento del telescopio. Non ne sono previste altre, d'ora in poi l'Hubble dovrà contare unicamente sulle proprie forze, ma le sue condizioni di salute sono ottime e si presume rimarrà operativo ed efficiente per altri 10 anni. Buon compleanno, Hubble Telescope! Allora, il motivo per cui non si possono fare più le missioni di manutenzione è perché, come sapete, gli Space Shuttle non volano più, l'ultimo è stato messo in pensione nell'ultimo anno e quindi di fatto nessuno può andare su e sistemarlo come avete visto fare. Piuttosto, se su YouTube cercate questi filmati della manutenzione dell'Hubble, sono veramente simpatici. Io non sono riuscito a integrarlo, questo è l'unico che ho trovato in italiano, ho detto fammelo mettere perché è un po' raro trovare filmati con l'audio in italiano. Allora, adesso vi parlo di un'altra, dell'International Space Station. Non so se ne avete sentito parlare. Praticamente questa è la Stazione Spaziale Internazionale, è praticamente una base permanente dal 2000, diciamo nello spazio, quindi una specie di laboratorio, anche abbastanza grande, nel quale continuamente si intercambiano astronauti. Recentemente c'è stato anche il nostro Parmitano, avrete sentito, insomma, che hanno fatto anche dei collegamenti col Presidente della Repubblica, eccetera. Quindi praticamente si va in questa stazione che è nello spazio e si fanno esperimenti, si studia, un po' come se si va in ufficio, però si sta su per 3 mesi o 6 mesi e poi si rientra attraverso dei veicoli, soprattutto delle Soyuz, perché gli shuttle hanno interrotto il loro servizio navetta verso la stazione spaziale. Allora, la stazione spaziale ha questa forma, è stata costruita piano piano, ogni tanto hanno messo un piccolo modulo, tipo un continuo puzzle, questi sono i pannelli solari per l'energia, per l'alimentazione, e quindi tutti questi che vedete qua sono dei moduli all'interno dei quali ci sono dei laboratori e che pezzo dopo pezzo è stata costruita ed è uno dei laboratori più importanti che abbiamo, perché ci sono delle ricerche e degli studi che si possono fare solo in assenza di gravità, che non possono essere riprodotti nei nostri laboratori, quindi è un'opportunità incredibile di poter fare degli esperimenti anche sul nostro fisico, per esempio cosa succede a vivere 3 mesi senza la gravità. Praticamente Parmitano, quando è sceso e rientrato sulla Terra, l'avete visto forse sulle immagini, stava sulla sedia a rotelle perché i muscoli praticamente sono completamente rilasciati. È vero che fanno attività fisica, però devi pure vedere come recuperare oppure come migliorare anche lì. Infatti stanno installando palestre e tutte attività del genere. Allora, adesso vi faccio vedere, questo sicuro dovrebbe piacervi, un video. Questo è un astronauta canadese che si è divertito nella stazione spaziale, quindi andiamo, seguiamo lui che si esibisce e ci fa vedere anche la stazione spaziale all'interno.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Nothing.
praticamente avete visto in laboratorio tutti questi, questi moduli dove lui si muoveva e suonava. Ecco, questo è per capire, questo Chris Heidfeld è stato anche il comandante del, dell'ISS durante quella missione nella quale anche ha registrato questo, questo pezzo. È anche un bravo cantante, ho visto anche altri video, insomma se la cava bene. E, diciamo che adesso è in pensione e gira e fa conferenze. Allora, proseguendo sull'ISS, l'abbiamo intravisto, ma vi voglio far vedere quest'altra immagine. Se riuscissi a... Ecco. Questo è un altro filmato nel cui si vede la Terra. La Terra dallo spazio, di notte, quindi vedete tutte le luci. È una splendida... Questi sono temporali, vedete? Adesso concludo, vabbè, un grazie speciale intanto per all'ESA per le immagini che abbiamo visto, che ho usato, diciamo, ho chiesto anche il permesso per poterle presentare, ma non ci sono mai problemi, perché lo scopo dell'ESA poi non è tanto di commercializzare queste immagini quanto di utilizzarle per lo sviluppo e il benessere di tutti i cittadini, perché sapete l'ESA è un... L'Agenzia Spaziale Europea è formata da tanti stati membri, dei quali anche l'Italia è uno dei stati che partecipano all'ESA. Tutti questi stati mettono dei soldi e con questi soldi si decide di utilizzarli per delle missioni come quella dei Sentinel o come altre, altri progetti che vengono poi usate. Allora, uno potrebbe chiedere, ma di quanti satelliti abbiamo che girano nello spazio? Allora, così un po' per scherzo, ma un po', insomma, tanto proprio scherzo non lo è, diciamo che tra quelli che si sono lanciati, quelli che sono morti, quelli che sono attivi, quelli che si sono persi, insomma, diciamo, non è proprio così la situazione, però diciamo che c'è parecchio affollamento nello spazio, tanto che è stato chiesto a tutte le agenzie spaziali di fare in modo che quando si calcola la durata della vita dei satelliti, si consideri proprio di non fare, nel caso di Envisat l'abbiamo fatto ma non l'abbiamo voluto fare, in realtà di non farli morire i satelliti, ma di lasciare alla fine della missione una piccola parte del combustibile e di mandarli fuori dall'orbita per lasciare lo spazio e per evitare che vaghino, perché adesso ci sono praticamente continuamente nei satelliti operativi
delle possibilità di collisioni con altri oggetti che vagano nello spazio, e quindi spesso siamo costretti a fare delle manovre e spostare i satelliti dalla loro orbita per evitare collisioni con altri oggetti o pezzi di altri satelliti che vagano nello spazio. Quindi insomma un po' di inquinamento ce lo facciamo anche noi. Allora, qui se volete fare delle domande io sono a disposizione, non so se avrò le risposte per tutti, ma prego. Aspetta, e mo ti danno un microfono così sentono tutti. Prima aveva accennato alla fine dell'utilizzo degli shuttle per mandare in orbita le persone o comunque per dei progetti. Perché questo è accaduto? Diciamo perché la NASA praticamente ha deciso che la missione shuttle non aveva più, diciamo, forse un beneficio, costo e, diciamo, utilizzo. E diciamo che è stata una cosa anche abbastanza non improvvisa, però è stata una decisione che loro hanno comunicato e che ha messo un po' in difficoltà un po' tutte le varie agenzie che contavano, perché diciamo lo shuttle di là che era un mezzo di collegamento con la stazione spaziale internazionale, poi comunque aveva anche altre funzioni, anche metteva in orbita satelliti eccetera. Loro diciamo che puntano a sviluppare un altro tipo vettore, tipo uno shuttle, però non è, al momento non è ancora pronto, però visto con tutte queste crisi, con questi fondi, hanno deciso che per il momento il progetto è stato chiuso, molto probabilmente problemi di soldi. Sì, abbiamo visto che per mandare in orbita un satellite servono diverse strumentazioni, come ad esempio un involucro o anche dei razzi, che poi vengono sganciati. Questi moduli che fine fanno? Allora, quando diciamo, abbiamo detto che vengono lanciati dalla Guyana francese, diciamo dei pezzi, soprattutto i primi booster, quelli che sono vuoti, che vengono fatti cadere a bassa quota, quindi all'interno dell'atmosfera, cadono in genere in mare o nelle zone disabitate, ma diciamo sono frammenti, però qualcuno è stato recuperato. Invece quelli che vengono liberati dopo il passaggio nell'atmosfera bruciano rientrando nell'atmosfera, e quindi non c'è pericolo, diciamo. Come ci dice sempre un mio responsabile quando gli feci la domanda di Envisat, perché io ho lavorato, dico, ma non è che ci casca in testa, lui mi ha detto, hai mai sentito una notizia di una persona che è morta o ferita per un pezzo di satellite sulla testa? Io non l'ho mai sentita, però non è detto che non succeda, però per adesso come statistiche non è mai accaduta una cosa del genere, quindi... Nella definizione dell'orbita dei satelliti che vengono mandati in orbita, quanto è importante il sapere dove si trovano i satelliti che sono morti? Allora, è importante perché, per esempio, se voi pensate ai satelliti di telecomunicazione, quelli diciamo che vengono usati per la televisione, per esempio tutti quelli che noi usiamo su Sky per ricevere le trasmissioni televisive sono in genere gli Eutelsat, ce ne sono almeno una ventina, sono tutti a 13 gradi est, perché è una posizione ottimale, perché praticamente i satelliti, se tu quelli geostazionari, se li lasci fermi, tendono a muoversi a dei punti precisi, e sono quindi, mettendoli a metà tra questi due punti, sono i punti più stabili. Allora lì a 13 gradi per esempio c'è un affollamento, quindi ogni volta quando si decide, se lì è troppo pieno, si decide di trovare un altro, magari anziché metterli a 13 si mettono a 16 eccetera, quindi finché si sanno bene. Un altro progetto dell'ESA che in questi ultimi anni è stato messo in piedi è stato quello di praticamente mettere proprio uno studio che attraverso delle immagini radar, anche usando altri satelliti, ci permette di vedere tutti questi pezzi di satelliti che vagano, questi oggetti, e di dare proprio delle informazioni, di dire guardate, il tuo satellite operativo è in rischio di collisione tra due giorni con questo possibile oggetto, quindi ti consigliamo di fare una manovra, oppure il rischio è 3%, decidi te se farla o meno. E per esempio il Sentinel, subito dopo il lancio, la prima cosa che è stata fatta, subito quella che si chiama avoidance maneuver, perché c'era subito un rischio di collisione, perché il lancio è avvenuto più basso dove doveva essere, e subito è partito un messaggio di dire guarda, lì c'è un possibile rischio, e subito siamo stati costretti a fare una manovra per evitare questi... Quindi è un problema abbastanza serio, che però, insomma, lo spazio è grande, però c'è anche questa possibilità. Diciamo che io ricordo
un satellite che si chiamava Iridium, che era un satellite operativo americano, è entrato in collisione con un altro morto e praticamente ha perso, diciamo, la sua vita proprio a causa del suo funzionamento, a causa di una collisione. Ce ne sono state probabilmente anche altre, ma io ne conosco solo una. Prego. Sì, prima parlavamo di Parmitano, insomma, di gente che ha vissuto per diverso tempo nello spazio, no? E quanto ci vuole a riprendersi dopo aver vissuto appunto magari un mese, due? Io questa proprio la domanda gli abbiamo fatto quando lui è venuto in, diciamo, è un astronauta dell'ESA, quindi spesso viene a Frascati perché ha proprio il suo ufficio è lì, no? Quindi ogni tanto quando non è impegnato in conferenze viene. E quando gli abbiamo fatto questa domanda ha detto che ci vogliono dai 3 anche 6 mesi per recuperare pienamente. È come se tu fossi, quando ti rompi una gamba, no? Prima che recuperi, e lì è effettivamente tutto il tuo tono muscolare scende, e poi quando arrivi sulla Terra ti senti proprio schiacciato dopo tanto tempo che non senti la forza di gravità. Quindi la cosa interessante è che tutti questi studi sulle ossa, per esempio, vengono anche utilizzati per l'osteoporosi, per tutte le malattie che le persone, quindi mentre sono su si fanno tutti i controlli anche medici, esperimenti anche sul fisico. E tante volte le ricerche e i risultati che ottengono in questi studi poi vengono utilizzati anche nella medicina moderna per curare anche le malattie, insomma. Il problema sarà, ma casomai, quando si pensa, per esempio adesso si pensava di mandare un veicolo con gli uomini dentro verso Marte, e questa è stata una cosa che hanno fatto recentemente, hanno fatto un progetto, hanno messo delle persone in una navicella simulando il volo verso Marte per 500 giorni, perché quello è il tempo andata e ritorno che hanno calcolato che ci vuole, e hanno studiato queste persone che sono stati volontari, chiaramente non sono mai usciti, hanno vissuto quasi in isolamento dentro questa navicella, perché lì c'era il rischio che qualcuno impazzisce, qualcuno, 500 giorni dentro, confinati in una situazione del genere. E quindi hanno studiato e diciamo che alla fine sono usciti, ce ne sono stati solo 2 o 3 che li hanno dovuti portare fuori perché erano impazziti, però per il resto hanno resistito abbastanza bene. È chiaro che pure lì hanno subito un bello stress perché, insomma, 500 giorni confinati in una piccola stanzetta non è facile. Prego. Io volevo sapere, nella comunicazione tra il satellite e la stazione a terra, che tipo di onde vengono utilizzate? Quelle sono, diciamo, delle radiofrequenze che dipendono dal... ogni satellite ha praticamente la sua frequenza. Io ve l'ho fatta vedere, sono praticamente delle frequenze, vengono mandati proprio dei comandi che sono degli impulsi, come se fossero banda C, potrebbe essere banda S, banda, a seconda dei vari satelliti, e il satellite è in grado di ricevere queste istruzioni. Il problema è che quando tu le mandi verso lo spazio tutti i satelliti potrebbero ricevere lo stesso comando, però a parte il fatto che sono abbastanza direzionali, e poi ognuna di queste istruzioni contiene un codice che è univoco per ogni satellite, e quindi non c'è il rischio di mandare un comando verso un satellite e farlo eseguire da un altro, perché potrebbe essere abbastanza antipatico la cosa. Prego. Prima ha parlato della fase di commissioning, la calibrazione del satellite, quanto dura? Allora, il commissioning phase normalmente dura 3 mesi, poi è seguito da, diciamo, in questi 3 mesi si accendono tutti gli strumenti, si fanno tutti i test possibili, perché praticamente il commissioning phase è l'industria che ha costruito il satellite e serve per dimostrare che il satellite funziona come era previsto, quindi si fanno tutti i test. Dopodiché, finiti questi 3 mesi, l'industria dice, per esempio all'ESA, ok, il satellite funziona, l'hai sperimentato, l'hai visto, adesso te lo do e adesso usalo tu. Quindi come una garanzia che tutto funzioni bene, per evitare, insomma, che, siccome ESA comunque paga l'industria per sviluppare questo satellite, e così si garantisce che ha in mano un oggetto che funziona come dovrebbe, con tutte le specifiche. In questo caso del nostro Sentinel, purtroppo il commissioning durerà un po' di più, perché col fatto che l'orbita è bassa certi test non si possono fare, quindi dovremo aspettare un po' di più, quindi probabilmente nel nostro caso durerà 6 mesi, e poi ci sarà finalmente questo passaggio alle operazioni per operarlo e per
distribuire i dati a tutta la comunità scientifica che aspetta, insomma. Abbiamo visto le immagini della Terra che ruotava in teoria sotto la stazione orbitante, ma è a distanza tale da essere, diciamo, immobile, oppure è solidale con la Terra, o ha dei motori che le consentono di muoversi? No, la stazione spaziale la vede ruotare la Terra, infatti quello che vediamo, insomma, non è geostazionare, non è a 36.000, è più bassa, quindi è come un satellite che gira intorno e quindi la vede. Poi quello che abbiamo visto era un time lapse, cioè praticamente abbiamo visto accelerato, ma in realtà va un po' più piano. E se vi ricordate, Parmitano ogni tanto mandava dei tweet, mandava delle foto, se li ritrovate ancora, se andate su Twitter e cercate il suo nome, e li mandava continuamente, quindi lì ogni volta si aggiorna e vede sempre, quindi diciamo che segue un po' come abbiamo visto il Sentinel, passa su tutte le parti del mondo, ogni tanto passa sull'Italia, poi ogni tanto passa su altri paesi, insomma. Prego. La mia è più una curiosità. Noi sappiamo, cioè abbiamo studiato più che altro, che al di fuori della Terra ci sono le radiazioni cosmiche, il vento solare. Quali sono le misure che vengono prese per l'incolumità delle persone che sono a bordo dell'astronave? Allora, questo, diciamo, non ti so proprio rispondere perché non sono proprio addentro a questo. So che gli ambienti, quindi le tute e le varie, diciamo, le cabine all'interno della stazione spaziale sono pressurizzate e sono fatte in modo da evitare che gli astronauti subiscano qualunque tipo di danno al loro fisico, però è chiaro che probabilmente sta nei tessuti, nella tuta quando escono fuori, e invece all'interno sono schermati proprio per evitare, immagina il sole oppure immagina tutte le altre possibili radiazioni, quindi è studiato un ambiente fatto proprio apposta per loro. Quindi. Ritornando al discorso della, tra virgolette, spazzatura spaziale, è possibile, e se sì, c'è in progetto il fatto di ripulire comunque lo spazio da tutti questi comunque frammenti di satelliti morti? Oppure... Beh, diciamo che l'idea è di lanciare delle missioni che vadano a raccogliere anche con delle reti, ci sono un sacco di progetti anche molto interessanti, anche fatti da studenti o anche universitari che hanno pensato queste cose. Diciamo, il grosso problema di tutti questi progetti è un po' il costo, perché tu dici vai su per levare della roba, mi costa tantissimo, e il risultato, però probabilmente se la cosa continua saranno costretti a fare qualche missione di questo genere e recuperare qualcosa, perché i rischi poi a quel punto potrebbero essere di perdere delle missioni che costano molto, insomma, a causa di queste cose. Prego. No, prima avevamo visto che il Sentinel 1 ha 900 giga di memoria, ma non è un po' poca? No, allora, in realtà forse sì, adesso che ci stiamo lavorando forse sì, in realtà quella memoria serve per appoggiare, allora il satellite acquisisce, passa sulla Terra, diciamo, e non sempre è in visibilità, noi utilizziamo due stazioni, la stazione che sta a Matera e una stazione che sta nelle isole Svalbard, nel nord dell'Europa, quindi quando il satellite è in visibilità di queste stazioni può scaricare subito i dati, quando si trova per esempio sulla foresta amazzonica o nel sud dell'Antartica, eccetera, registra a bordo questi dati, che non è che, diciamo, li registra a bordo, e il tempo necessario di riarrivare in visibilità della stazione, quindi, e poi ripulisce questa memoria, quindi in realtà quella memoria è studiata bene. Il problema è che noi è stata partizionata a seconda degli strumenti e ci siamo resi conto che questa partizione ci sta creando dei problemi quando acquisiamo troppi dati in un certo modo, in una certa modalità rispetto a un'altra, però questi ci stiamo attrezzando per anche riprogrammare a bordo e ricambiarla, però in realtà è sufficiente come spazio, il problema è come è divisa, che può creare qualche problema. Prego. Allora, parlando della realizzazione di questi progetti, tipo la costruzione dei satelliti, cioè, quali sono le figure professionali che collaborano? Hai detto, scusa, per progetto tipo? Costruzione di satelliti. Rimozione? Costruzione. Allora, costruzione di satelliti, benissimo. Per esempio, il Sentinel è stato diciamo, essendo un progetto europeo, ogni nazione fa un pezzo. Allora, per esempio, Finmeccanica
no? Che è un'azienda italiana, ha fatto, per esempio, si è occupata di costruire una parte, per esempio, delle antenne. Noi in Italia facciamo in genere le antenne, i motori, o qualche volta collaboriamo al vettore, al lanciatore, in questo caso no, perché sono stati russi. Quindi diciamo l'Italia, per esempio, che ne so, la Spagna ha fatto il sistema che poi a terra gestisce la pianificazione del satellite, che ne so, sempre in Italia abbiamo il centro di controllo che, della stazione a Matera, che si occupa dell'acquisizione. Quindi diciamo che sul satellite grosso il centro dove si fanno tutti i test in genere è in Inghilterra, e lì praticamente il satellite viene messo in questa camera e viene fatto tutto collegato, e viene fatto tutti gli stress test anche alle sollecitazioni eccetera, per vedere che tutto è montato bene. Quindi diciamo ogni nazione ha una parte, perché è tutto in base a, deve avere un ritorno rispetto ai soldi che mette dentro l'ESA, perché chiaramente poi l'ESA deve dare un po' di lavoro a tutti, e quindi il vantaggio che abbiamo in Europa è poi di avere il ritorno, insomma. Diciamo di sì, e anche, vabbè, magari anche qualcosa dei motori o qualcosa anche di proprio ingegneria normale, perché devi costruire tutti i materiali adatti, insomma, sì, comunque. Allora, il carburante, diciamo, c'è un carburante che si chiama idrazina, che è praticamente un componente particolare che permette di, diciamo, di attivare i motori. Il problema grosso che abbiamo è che non dobbiamo rischiare di intasare, per esempio, siccome ci sono dei piccoli motori, sono dei thruster che permettono proprio di, in assenza di gravità non ti serve un grosso motore, bastano dei piccoli. Però il problema è che se questi ugelli dal quale si otturano, quindi devi usare un combustibile particolare che eviti questi, perché se il tuo, l'efficacia del tuo motore scende quando tu vai a fare una correzione, non ottieni. Per esempio adesso abbiamo scoperto che il Sentinel ha un under performance del motore, che, cioè noi ci aspettiamo che faccia un certo movimento e lui invece praticamente riesce a, il motore non è performante come ci aspettavamo, quindi dobbiamo ricalcolare e ricalibrare tutte le manovre considerando questa situazione. Quindi l'importante è che questo combustibile non deve essere né troppo pesante, insomma deve avere delle caratteristiche particolari, insomma. Sì. Una domanda: quanti fondi stanzia l'Italia all'ESA? Quanti fondi stanzia l'Italia? Guarda, l'Italia è, la cifra esatta non lo so, dovrebbe essere il quarto o il quinto paese rispetto a tutti quelli europei. Diciamo che con la crisi recente tutti i paesi hanno un po' calato i loro diciamo contributi, e infatti tutti i programmi sono stati un po' rivisti al ribasso, però diciamo che mi sembra che il primo in assoluto sia la Francia, la Germania, e poi c'è l'Italia e la Spagna, insomma. E poi adesso stanno entrando tanti altri paesi, anche quelli dell'est nuovi, quindi altri fondi arrivano, insomma. Professore, mi sembra voleva fare una domanda, mi è andato via. Ok, io ho risposto alle vostre domande, però adesso ve le faccio io a voi. Vediamo un po' se siete stati attenti. Vediamo chi risponde. La prima, ve lo dico, non me la ricordo manco io, quindi ve la faccio. Bravo. Come si chiamava? Bravi. Ah, questa vediamo. Quante orbite ci sono in un ciclo? Quanti giorni? E questo come si chiama? Non so se l'ho detto, però. Basta, avete superato il test. Il diploma. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar.